saluto e voi, e subito dopo Roberto Scagna e poi ricordami, Paola Alcione. Ciao Giacomo, Francesco, amici, compagni. Ho pensato che piuttosto che mandare un foglio di carta era meglio venire di persona a darvi un abbraccio. Mi sento a casa mia, credo che siete fortunati, è una punta di invidia. Che cosa c'è di meglio, di più gioioso, di poter coniugare due valori così alti, la difesa della persona nel lavoro, la difesa dei diritti della persona, ed insieme l'identità, la nostra grande identità sarda. Voi ci riuscite a farlo, siete una confederazione sindacale e siete una confederazione sindacale sarda, perciò mi sono sentito sempre molto legato a voi. Non fa niente se io sono dell'Italia dei valori. L'Italia dei valori è un movimento federalista che potrebbe coniugarsi come Sardegna dei valori, come Sicilia dei valori, come Valle d'Aosta dei valori, ed in effetti così si coniuga, e questa è la possibilità che ci viene data anche di riconoscere, di apprezzare, come tanti amici sanno, di apprezzare la nostra etnia, la nostra identità. Io sono attualmente impegnato in una trincea importante che è il Parlamento, sono impegnato nella trincea della difesa della Costituzione. Noi possiamo pensare ad avere forme sempre più estese di autonomia, come in altri posti del mondo ci sono, fino a dove man mano i tempi ce lo consentiranno. Però se non c'è una democrazia, se c'è chi ha una concezione autoritaria e proprietaria dello Stato e delle istituzioni, non ci potrà mai essere sviluppo dei popoli e delle nazioni. Perciò il primo baluardo è questo: difendere i valori di ogni comunità, che sono anche i valori, il diritto ad avere la propria identità. Io sto per presentare una proposta di legge costituzionale, perché credo che la questione meridionale abbiamo fatto male a toglierla dalla Costituzione, era nell'articolo 119. Penso che dentro la questione meridionale ci sia la questione sarda, che ha delle cose importantissime, cioè la questione identitaria, c'è la questione della insularità. Io mi accingo a presentare una proposta di legge costituzionale quasi pronta, proprio per il riconoscimento della insularità come condizione che richiede non privilegi e vantaggi, perché noi sardi siamo dignitosi e orgogliosi, non vogliamo regali, ma che ci sia consentito almeno di gareggiare alla pari con tutti. Perciò in questa mia proposta so che c'è anche il vostro ideale consenso, e sarete i primi ad averne conoscenza e per primi ne discuterò con voi. Un abbraccio forte, grazie per l'invito. Allora, Roberto, brevissimo, Roberto è il rappresentante in Sardegna della rete del dopo sviluppo. Abbiamo avuto l'onore di avere con noi Maurizio Pallante, che è il maestro, insomma, il fondatore della Decrescita Felice, e ne abbiamo dedicato un intero convegno e una nostra riunione nel Consiglio. Le immagini infatti prima scorrevano. E Roberto è poi stato uno che ha voluto fortemente la riedizione del manifesto delle comunità di Sardegna, scritta da Eliseo Spiga, Francesco Masaro e Placido Checchi. Grazie, torno grazie a Diareroso, a Toto Zatruso e in particolare a suo segretario del CSS, amico Giacomo Melonico, ma è permesso di portare questa testimonianza dei commenti salita mia in quest'ultimo anno, se sti a capiare e trecciare a forti con i gusti dell'Iseo. Come tannavo Giacomo, sono su rappresentante in Sardegna del MDF, il Movimento per la Decrescita Felice, un movimento fondato da Maurizio Pallante. Quando detto con l'otto MDF, io mi sono, ma di questa cosa di agire comprende, di agire intende, di agire legge, se questa cosa, se noi, e fuori del suo manifesto, del suo comunitarismo di Sardegna,
che le sue ha scritto già anni fa e che come se tu suo primo semi impiantato questa vita mia, tu comprendi e fai questo passaggio di sapere come mi ha portato la BV in vita, in Rolli e tutto quanto. Quando in maggio di un anno ho invitato Maurizio Pallante a venire in Sardegna a fare uno giro, chissà che di Sede Cristo Felice, del Libro Sud, eccetera, le dico no, Maurizio, in Sardegna c'è chi per primo nel 99 ha scritto di questi temi e insomma no, lo voglio conoscere. Questa fotografia, cosa avevi prima, con su Gilletti, l'ho fatta proprio in Sardegna, che si muti con Lotus, Elisio Spiga, con Maurizio Pallante alla Casa dello Studente, ci va presenti Giacomo. E cosa dia che cosa regalava Maurizio una copia della prima edizione, fatta un'edizione di Averu fatta male, poverita, insomma, non fu un'edizione che fu da digna della profondità e di quanto è preziosa quest'opera. Sincrasa Meggiano si ripianta, Sincrasa Miria si ripianta a Mirinisli, poi da Eliseo e Placido Kerr che pianta Isus a presentare il libro di Maurizio Pallante. Maurizio Pallante, sanò che ha dormito in Iscrocca, ha cominciato a leggere questo libretto e finisce da camera da Capavano da Novismicchio. E Sincrasa Meggiano ha telefonato, ma quando è stato scritto questo libro? Io ho detto nel 99. Hanno mandato questo libro qui è un libro profetico, è un libro che anticipa il paradigma di tutto quanto quello che oggi sta cominciando appena appena a diventare oggetto di dibattito scientifico, oggetto di dibattito politico, oggetto di dibattito culturale. Nel 99 non c'era ancora Pallante, non c'era Latouche, non c'era tutto il movimento per la ricresta e per il dopo sviluppo. Eliseo ha solo, con le sue forze, col suo vigore intellettuale, col suo amore per la Sardegna e per tutto quanto il mondo, aveva scritto, aveva spiegato il perché il prodotto interno lordo è uno strumento di morte, non è uno strumento che misuri il benessere, perché un'economia che si basi solo e unicamente su una dimensione urbana, in Sardegna più del 65% di tutti i sardi vivono in una dimensione urbana, questo non è sostenibile per la nostra terra. Si punti con Notus, Maurizio Pallante, questi due grandi uomini, Maurizio Pallante e Eliseo Spiga, si punti proprio intendi profondamente, al di là delle differenze di età e di dove sono nati. E Manau, Maurizio Pallante, questo libro, dove stai? Dov'è? Dove si può trovare? Dobbiamo comprarlo, dobbiamo diffonderlo in tutta Italia. Però Maurizio non esiste più questo libro, ce l'abbiamo pochi. E lei, una piccola banda di cospiratori, ce l'abbiamo questo libro. Allora dice Roberto, lo dobbiamo ristampare. Allora io obbedisco, ci mettiamo al lavoro per ristamparlo. Ci siamo messi a cercare fondi, aiuti, sostegno. Ho trovato un grande aiuto nella provincia di Cagliari, nella sensibilità dell'assessore Sandro Cancella, che ha creduto, capito anche per la sua storia di vita, di poter sentire l'importanza di questo libro. Ho trovato un aiuto fortissimo nella sensibilità editoriale delle edizioni Condavis, Giovanni Manca e Francesco Cherazzo, che hanno voluto scommettere su questo libro. Maurizio Pallante ne ha scritto la prefazione. Scusa, è stata una cosa di importo umano. Poi Eliseo fu da un sardo universale. Eliseo fu da un sardo universale, cioè che distrava tutto sul mondo. Questa è una cosa che mi ha Maurizio. Questo libro non parla solo, non vale solo per la Sardegna, vale per tutto il mondo. Per questo lo dobbiamo ristampare e diffonderlo. Eliseo fu da un sardo universale, poi da Fetti Chinesti, profondamente, limpidamente, ha intuito questa propria identità, dopo di chi si era tutto sul mondo. E questo tu vieni, Eliseo. Grazie. Grazie, Roberto. Allora, ciao, Paolo Cioni. Mi è arrivata adesso una telefonata di Paolo Muretto e Claudia Giuncheddu, che sono impegnate nel Consiglio Nazionale del loro movimento e hanno, questa è una notizia buona, hanno preso impegno perché la CSS rimanga nel CREL e faranno la battaglia comune nel Consiglio regionale insieme a tutti quelli che vorranno sostenere la CSS. Ricordo che nella prima parte c'è un impegno formale del Partito Sardo d'Azione che è nella